Inaugurato all'Istituto Martino Martini di Mezzo Lombardo il monumento dell'artista Stefano Cago, ispirato alla prima mappa della Cina. È ispirato all'opera più significativa, datata 1655, del gesuita trentino che dà il nome alla scuola. Il Novus Atlas Sinensis è la prima mappa della Cina in Occidente. Il monumento ha vinto la gara del 2%, la più importante negli ultimi 10 anni, tra 60 progetti arrivati da tutta Italia. Visti i contenuti dell'opera, l'evento ha ottenuto l'alto patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese a Roma. Il consigliere dell'educazione dell'Ambasciata cinese ha dovuto disdire la sua partecipazione all'inaugurazione, ma ha inviato una lettera di congratulazioni nella quale paragona l'opera al padiglione italiano del World Expo Shanghai 2010, il cui design rimanda al gioco conosciuto in Italia come Shanghai. Svelata l'imponente scultura a parete in acciaio inox e luce di 9 metri per 3, l'artista ha consegnato alla scuola un esemplare originale della mappa di Martino Martini del 1655, che campeggerà a fianco dell'opera contemporanea, in modo che passato e presente, Oriente e Occidente, possano continuare a dialogare.